Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di TG Cosmos. Apriamo il giornale di questa sera occupandoci dei contratti di rete. ANCE attiva uno sportello telematico per le imprese di costruzioni. Per i particolari seguiamo il servizio curato da Antonella Citro. ANCE Salerno attiva uno sportello telematico dedicato alla consulenza operativa per le imprese iscritte che intendono utilizzare contratti di rete. È urgente incentivare l'attivazione di questi contratti in tutti i settori produttivi, dichiara il presidente di ANCE Salerno Antonio Lombardi, con l'obiettivo di favorire i processi di filiera, stimolando i percorsi di aggregazione e di specializzazione delle imprese nel comparto delle costruzioni e nello stesso tempo aumentando la capacità di impatto strategico sui mercati specializzati interni ed esterni. La decisione prende spunto dai dati elaborati dal Centro Studi ANCE Salerno sulla base del report analitico del sistema Unioncamere, diffuso solo qualche giorno fa, che fornisce il dettaglio dei contratti di rete al 31 dicembre scorso. Per il comparto delle costruzioni, aggiunge poi il presidente Lombardi, assume primaria importanza anche allargare il perimetro della tradizionale filiera di riferimento, avviando un interscambio virtuoso con gli ordini professionali, con le piccole aziende artigiane e con i produttori di materiali ecocompatibili. Per queste motivazioni, conclude poi Lombardi, ANCE Salerno identificherà e intensificherà l'assistenza ai propri iscritti attraverso azioni di consulenza e di sostegno operativo al fine di incentivare il ricorso ai contratti di rete nel proprio settore e in modo particolare nel segmento della bioedilizia. In riferimento alle notizie diffuse da alcuni organi di informazione, si precisa che gli organi statutari di ANCE Salerno, eletti nel corso dell'ultima assemblea dell'ottobre scorso, restano nella pienezza delle proprie funzioni e la decisione assunta dal Collegio dei Probiviri di Roma non incide minimamente sulla governance associativa. Lo scrive in una nota l'ufficio stampa ANCE. La sospensione del presidente Antonio Lombardi, peraltro contestata e impugnata nelle sedi opportune, si continua a leggere, non può incidere né incide sulla rappresentanza legale ed istituzionale dell'Associazione Salernitana, che al di là di illazioni e ricostruzioni poco corrette e giuridicamente incongrue, resta in capo al presidente Antonio Lombardi, così come deliberato dall'Assemblea degli iscritti. E ritorniamo nel Vallo di Diano, a Polla, ritorniamo ad occuparci della vicenda relativa all'ordinanza comunale sul carnevale. Il gruppo di maggioranza esprime solidarietà e vicinanza al sindaco Giuliano. Ma vediamo. Il gruppo consigliare di maggioranza del comune di Polla ha espresso solidarietà e vicinanza al sindaco Rocco Giuliano in relazione alla vicenda carnevale scoppiata in seguito alla pubblicazione dell'ordinanza numero 12 del 2015, dal titolo Carnevale 2015 disciplina delle manifestazioni carnevalesche a tutela della quiete e sicurezza pubblica. L'emanazione dell'ordinanza, scrive il gruppo consigliare di maggioranza, finalizzata a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico in un particolare periodo dell'anno e non limita la libertà e i diritti dei cittadini, ma ha rappresentato l'occasione per qualcuno di dar corso a tutta una serie di mere strumentalizzazioni politiche e non sfociate poi in veri e propri turpiloqui non consentiti rivolti alla persona del nostro sindaco. Si è assistito, continuano a scrivere negli ultimi giorni, a uno spettacolo indecoroso, ignobile e antidemocratico, che calpesta e offende l'onore e il decoro di tutti i cittadini pollesi. E anche di chi, pur non condividendo talvolta le decisioni e le idee degli attuali amministratori, non trascina così in basso la legittima e sacrosanta dialettica politica. L'ordinanza numero 12 del 2015, del tutto analoga ai precedenti provvedimenti sindacali emanati in occasione del carnevale, pur contenendo un errore di refuso, è stata assunta nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e di ordine pubblico, concludono. L'ANAS comunica che dalle ore 7 di lunedì 16 febbraio fino a sabato 7 marzo sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Potenza del raccordo autostradale Sicignano-Potenza nel comune di Vietri di Potenza. Il provvedimento si rende necessario nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria per rimuovere i carrelli di ispezione posti lungo il viadotto Platano. Durante la chiusura il traffico sarà deviato sulla carreggiata in direzione Salerno, predisposta
sposta a doppio senso di circolazione ai veicoli. Sarà imposto il limite di velocità di 40 km orari ed il divieto di sorpasso. E andiamo a Monte San Giacomo, dove è stata resa nota l'assegnazione relativa al contributo per i libri di testo scolastici alle famiglie meno abbienti. Vediamo il servizio. Le famiglie meno abbienti con figli che frequentano le scuole statali dell'obbligo e quelle superiori possono usufruire del contributo per la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo. A renderlo noto con un avviso pubblico è il comune di Monte San Giacomo. La richiesta di beneficio da parte del genitore o del soggetto che rappresenta il minore, si legge nell'avviso, andrà compilata sul modello tipo che sarà consegnato dal comune, a cui va allegata la scheda allegato A, attestante la regolare iscrizione all'anno scolastico 2014-15. Una volta compilata la scheda, deve essere consegnata presso l'istituto frequentato dallo studente entro e non oltre il 28 febbraio. La scuola poi provvederà, si legge ancora nella nota, a restituire le schede vistate e timbrate al comune entro il 10 marzo. La richiesta di beneficio inoltre dovrà essere corredata dall'attestazione ISE riferita ai redditi del nucleo familiare per l'anno 2013 e dalla fattura della spesa sostenuta con contestuale elenco dei libri di testo acquistati. Per poter accedere al beneficio del contributo è necessario che la situazione economica equivalente ISE, qualunque sia la composizione del nucleo familiare, non sia superiore a 10.633 euro. E occupiamoci ora della pagina degli eventi. Ad Atena Lucana è stato presentato ieri pomeriggio il report del progetto Fare Rete per Strade Sicure. Vediamo di cosa si tratta dal servizio curato da Antonella Citro. Al Magic Hotel di Atena Lucana ieri pomeriggio è stato presentato il report relativo al progetto Fare Rete per Strade Sicure. L'educazione stradale è stata al centro degli incontri rivolti a circa 600 alunni di quinta elementare e prima media appartenenti ai diversi comuni del Vallo di Diano. L'incontro moderato da Pasquale Lapadula ha inteso sottolineare l'importanza di creare una rete per poter meglio cooperare. I soggetti chiamati in causa sono le famiglie, le istituzioni, la scuola e le forze dell'ordine per promuovere e sensibilizzare la guida sicura per i giovani. Ieri erano presenti tra gli altri Pasquale Iuzzolino, il sindaco di Atena Lucana, Francesco Cavallone, sindaco di Sala Consilina, Rocco Giuliano, sindaco di Polla, Paolo Imparato, sindaco di Padula, Giancarlo Ionta, presidente ACI Salerno, Mario Cafaro, vicepresidente del Centro Servizi per il Volontariato, Sodalis, Daniele Campanelli per l'associazione Life Ollus, Donato Cafaro per l'associazione La Stanza di Gio e Antonio Florio, coordinatore del piano di zona S10. La sicurezza è fondamentale, è il messaggio che si è inteso divulgare, unitamente alla prevenzione fin da piccoli, perché solo attraverso questi momenti di educazione stradale si riesca a diffondere la cultura della prudenza e dell'attenzione al volante. D'altro canto, i discenti hanno eseguito in silenzio, ma con partecipazione, le nozioni fornite dal team di Fare Rete per Strade Sicure, al punto da rendere un successo questa edizione. E ai nostri microfoni abbiamo ascoltato alcuni protagonisti presenti ieri pomeriggio al progetto Fare Rete per Strade Sicure, intervistati sempre da Antonella Citro. Vediamo insieme. Siamo in compagnia di Daniele Campanelli, presidente dell'associazione Life Ollus Sicurezza Stradale. Parliamo stasera di un importante progetto Fare Rete per Strade Sicure, un report, un momento importante, ecco, di confronto su un tema comune chiaramente, che è quello della sicurezza stradale. Sì, stasera siamo qui per presentare quelli che sono stati i risultati di un progetto fatto in collaborazione tra diverse associazioni del territorio, che ha mirato a sensibilizzare i giovani delle scuole elementari appunto sul tema della sicurezza stradale, grazie anche all'apporto del Sodalis Salerno, appunto, che ha dato un grosso apporto a questo progetto. Ovviamente il tema della sicurezza stradale, soprattutto per il nostro territorio, dopo un 2014 che considero tragico per l'intero Vallo di Diano, si impone ancora di più in quest'anno l'importanza di diffondere quello che è il tema della sicurezza stradale. Insieme, io penso, come abbiamo fatto appunto con questo progetto, si può riuscire a far sì che la mentalità soprattutto possa cambiare. Purtroppo dobbiamo acquisire maggiore anche responsabilità su questo tema. Io penso che questi progetti, partendo anche soprattutto dai più giovani, possono appunto portare ad ottimi risultati.
Siamo in compagnia dell'ingegnere volontario dell'associazione La Stanza di Gio, Giuseppe Pisano. Parliamo stasera di un'importante realtà che sul nostro territorio ha avuto presa, ha fatto presa, che è il progetto Fare Rete per Strade Sicure, rivolto ai piccoli, ai piccolissimi delle scuole del nostro territorio. Ecco, qual è stato il bilancio di questo incontro? Il bilancio è positivo, in effetti questo è stato il nostro primo anno che ci siamo rivolti ai bambini di questa età. Pensavo fosse più difficoltoso, sinceramente. Invece c'è una semplicità di approccio, una voglia di imparare che è sorprendente. I bambini vengono coinvolti, non so se avete visto il video, con un percorso guidato nel quale vengono applicate le regole. Ci siamo costruiti uno schema, in effetti, un piccolo percorso che abbiamo montato nelle palestre. Di volta in volta aveva montato e smontato, e durante questo percorso i bambini dovevano rispettare delle regole, dovevano raggiungere delle mete dove ritiravano un questionario, e per raggiungere le mete dovevano rispettare le regole del codice. È stato molto bello come gioco da parte loro, si sono lasciati coinvolgere in maniera molto semplice. E allo stesso tempo hanno risposto positivamente a questo. Hanno imparato le regole del pedone, del ciclista, e questo abbiamo cercato di fare nelle scuole. Ma ripeto, è positiva, anzi mi auguro che un giorno possiamo andare a rivolgerci ai bambini di prima elementare, se non proprio nelle scuole materne. Siamo in compagnia di Antonio Florio, che è coordinatore del piano sociale di zona, presente chiaramente nel progetto Fare Rete per Strade Sicure. Dunque si torna a parlare ancora un'altra volta del tema della sicurezza stradale, questa volta però è con un pubblico particolare, che è quello dei più piccoli, quello dei bambini delle scuole che hanno preso parte a questo progetto. Dunque un'occasione in più chiaramente per sensibilizzare ancora più su questo tema. Sicuramente, allora l'attenzione che da qualche anno noi rivolgiamo all'attività legata alla responsabilità stradale è particolare, ma questo grazie proprio all'attività svolta da queste due fondamentali associazioni sul territorio, che sono l'associazione La Stanza di Gio e Life Onlus. Queste due associazioni che sono state anche di stimolo a quello che è stato il progetto di battesimo di questo percorso, che fu nel anno 2008 con un finanziamento provinciale, in cui noi iniziamo questo percorso insieme alla Stanza di Gio, legato proprio alla sicurezza stradale, in cui fu un coinvolgimento, lì in quel caso coinvolgiamo i ragazzi adulti, però ci siamo resi conto nel corso di questi anni che probabilmente dobbiamo iniziare molto prima, quindi iniziando dai più piccoli a fare questa attività, per cui il piano sicuramente è vicino a questa iniziativa, è vicino sia da un punto di vista con quelle che sono le attività istituzionali previste dal piano di zona, ma anche con quelli che sono i possibili finanziamenti o progetti che si possono condividere e portare avanti. Questa volta siamo in compagnia del presidente ACI Salerno, parliamo stasera di sicurezza stradale, di un progetto importante, Fare Rete per Strade Sicure. Ecco, puntare l'attenzione proprio sul significato, sul senso di fare rete sul territorio, su un territorio purtroppo tragicamente martoriato ancora una volta da tanti episodi di cronaca. Sì, allora sicurezza stradale è un momento istituzionale dell'ACI e quindi chiaramente nostra attenzione ed essere attenzionati sulla problematica. Noi già siamo rete perché con le nostre delegazioni nel territorio di Salerno, con convenzioni che abbiamo fatto sia con altre istituzioni, possiamo veramente essere molto capillari sul territorio. Teniamo moltissimo la sicurezza e soprattutto nell'ambito della prevenzione. Ecco perché il concetto di andare negli istituti scolastici, a cominciare dai bambini piccoli, a cominciare dall'infanzia, proprio perché noi vorremmo che questi bambini fossero ambasciatori nei confronti dei loro genitori. Molte volte ci è capitato di sentire e di vedere il bambino che diceva al genitore: babbo, mettiti la cintura di sicurezza perché altrimenti è un rischio per noi, o altri episodi del genere. Quindi noi vorremmo che fossero i bambini ad educare addirittura i genitori ad essere corretti, perché chiaramente la correttezza e il rispetto delle regole è un elemento fondante e indispensabile per la sicurezza stradale.
Il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone, in visita agli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Pomponio Leto di Teggiano, è l'unica scuola al momento scelta dal rappresentante del governo Renzi in provincia di Salerno per parlare del rapporto della buona scuola e dei suoi 12 punti che sono stati oggetto di attenzione e di riflessione dei cittadini italiani. Invitati a ricevere il rappresentante di governo, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Luisa Francese, il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Renato Pagliara, i dirigenti scolastici del Vallo di Diano, sindaci e amministratori locali. L'incontro avrà luogo il giorno 16 marzo prossimo nella biblioteca dell'Istituto Superiore di Teggiano. All'Università degli Studi di Salerno al via la 31ª edizione delle Olimpiadi della Matematica. Vediamo subito il servizio. Giovedì 19 febbraio alle ore 8:30 si svolgeranno le prove della gara provinciale delle Olimpiadi della Matematica presso le aule della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Parteciperanno circa 120 studenti, selezionati tra coloro che nel novembre 2014 si sono meglio classificati ai Giochi di Archimede, svolti presso le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Salerno. I quattro studenti che riporteranno il punteggio più elevato prenderanno parte alla gara nazionale a Cesenatico, dal 7 al 10 maggio prossimo. Vale la pena notare che la quota di 4 studenti assegnata alla provincia di Salerno sulla base dei punteggi degli anni precedenti occupa la 21ª posizione tra le 92 province partecipanti. Che cosa sono le Olimpiadi della Matematica? Sono una gara di soluzione di problemi matematici elementari rivolta ai ragazzi delle scuole superiori di tutto il mondo. Le Olimpiadi internazionali della matematica vengono organizzate ogni anno in una nazione diversa, a partire dal 1959, e vedono la partecipazione di più di 80 nazioni. In Italia la manifestazione è curata dall'Unione Matematica Italiana, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa. Le Olimpiadi della Matematica si svolgono regolarmente in Italia dal 1983 e sono quindi la più antica e seguita gara di matematica a livello nazionale. Attualmente più di 1.500 istituti aderiscono ogni anno al progetto Olimpiadi della Matematica, per un totale di circa 350.000 ragazzi iscritti alla prima fase della gara. E parliamo ora di teatro. Gli organizzatori della rassegna Teatro a Casa Marone di Monte San Giacomo comunicano che lo spettacolo di domani, domenica 15 febbraio, non si terrà a causa di un lutto improvviso che ha colpito uno dei componenti della compagnia e teatristi casalbonesi di Casalbuono. Successivamente verrà resa nota una nuova data della messa in scena dello spettacolo. Teatro a Casa Marone riprenderà domenica 22 febbraio, sempre alle ore 19 al Palazzo Marone di Monte San Giacomo. E domani in piazza Umberto I, sempre per la pagina degli eventi di Sala Consilina, dalle ore 10, Carnevale in piazza organizzato dall'amministrazione comunale di Sala e l'associazione Arte, Mestieri e Usanze Diego Gatta, con tanti giochi e divertimenti per i più piccoli, ma non solo. Bene, e per questa edizione era tutto. Prima di salutarvi vi ricordo i consueti contatti. Il nostro numero di telefono 0975 20 68 28, la nostra mail info@cosmostv.it e per chi volesse seguire la nostra programmazione in streaming su internet www.cosmostv.it. Grazie per essere stati con noi e intanto vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon weekend. E a risentirci alla prossima edizione. Buona serata a tutti.